Ragazzi, da quanto è che chiacchieriamo di questa GTX 980? Due, tre settimane? Beh, finalmente è arrivato il giorno in cui vi porto il video sul canale, così vediamo un po' come va, quanto l'abbiamo pagata, condizioni generali, conviene comprare una GPU usata, insomma, un bel discorsetto sull'argomento. Ma prima, ovviamente, sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Artworld, sono Davide. Come da introduzione, oggi parliamo finalmente della GTX 980 che è presente sul mio tavolo da tipo boh tre settimane e ancora non ve ho portato un contenuto. Quindi mi sembra il caso, appunto, che sia giunto quel momento in cui vi mostro un po' questa scheda. Ovviamente però, prima di parlare di questa scheda, ragazzi, non posso che fare un po' di pubblicità a me stesso, quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale nel caso in cui ancora non siete iscritti, e ovviamente iscrivetevi anche al nostro canale delle offerte di Telegram, che trovate il link giù in descrizione. Ma chiusa questa parentesi pubblicità? me stesso, iniziamo a parlare di questa GTX 980. Prima però di parlare di questa scheda ovviamente facciamo un attimo una premessa e ci facciamo anzi una domanda e questa domanda è conviene acquistare una gpu usata nel 2021? La risposta è SNI: perché è molto più sì, un po' ni, un po' no, però diciamo che conviene per l'80% dei casi e forse il 20% no, ma facciamo un attimo il punto. Dal mio punto di vista acquistare una scheda video nel 2021 è praticamente impossibile, siamo a un 5% di possibilità di prenderla, fortunatamente faccio parte di quel 5%, visto la 380 del mio PC, ma di per sé è praticamente impossibile acquistare, soprattutto quelle di nuova generazione. Ma se parliamo di quelle di vecchia generazione tipo 1660 Super, 1650 o X580, beh, lasciamo perdere, nuove costano tipo 500-600 euro, ma di che stanno a parlare? L'unica cosa che mi viene in mente quindi per realizzare un computer in questo periodo, anzi, due cose mi vengono in mente: sono o optare per una GPU integrata all'interno della CPU, quindi arrangiarsi con quello che c'è all'interno del processore, magari un APU per quanto riguarda AMD o la iGPU nel caso di Intel, che ci volete fare? Cioè, giocare a League of Legends, a Valorant, a CSGO? Ma vi fermate là. Nel caso in cui invece optate a farvi un PC, quindi che ci volete giocare, ragazzi, prendere una 1660 a 600€, euro, tanto vale spendere 1000 per prendere una 3060 Ti. 3070. Quindi, se proprio volete spendere intorno ai 200 euro per una GPU, l'unica soluzione è l'usato. Ovviamente, ragazzi, c'è bisogno di avere un bel culo anche lì perché vi dico che questa GTX 980, l'ho pagata 230 euro, che non è né poco né tanto. Considerate che le 970 in questo periodo stanno a 200 euro. Quindi, per darvi una risposta, sì, secondo me conviene comprare una GPU usata, ma non perché ha senso comprarle, se ci fossero state nuove, l'avrei comprate nuove. Ma dopo tutta questa premessa, in cui diciamo sì, conviene comprare una GPU usata nel 2021, vediamo un po' questa GTX 980. Questa GTX 980 come anticipato prima è del settembre 2014 quindi <ride> ha ben sette anni la piccolina anche se è un po' rimodernata e un po' carrozzata in maniera diversa dal solito. Per quanto riguarda questa scheda ragazzi allora il ragazzo da cui l'ho presa su eBay l'aveva messa a 2.40 io gli ho chiesto 2.30 più spedizione e lui ha la 2.40 più spedizione ci siamo accordati e niente 2.30 più spedizione un paio di giorni mi è arrivata a casa. Questa scheda mi è arrivata sia con il dissipatore che vedete montato ovvero l'accelio e Stream 4 di Arctic, che ragazzi, fa paura. Vedrete le temperature poi nei test. Si parla di tiene questa scheda a 50 gradi che è abbastanza imbarazzante. Oltre a questo dissipatore, non mi è arrivato quel dissipatore originale, ragazzi, non l'aveva più, e mi ha dato anche un dissipatore a liquido quindi un water block più che altro per dissiparlo a liquido appunto della Geographics eh, costa parecchio anche quello nel tutto 230 euro però niente di sifatore stock quindi non so di preciso che cosa è credo sia una found perché ha due 6 pin per l'alimentazione e l'unica cosa simpatica è che ragazzo quando mi ha mandato ovviamente gli ho chiesto un video prima di comprarla in cui appunto, mi faceva mi attestava che funzionava e mi ha fatto vedere GPU Z ragazzi questa scheda monta un BIOS e eh, Roxtrix con power limit a 125%, insomma, un ottimo BIOS che però non è il suo, ragazzi. Quindi è moddata da quel punto di vista. Ovviamente, soprattutto questa, essendo una Found, sicuramente era molto limitata. Hanno quindi messo un BIOS nella scheda Asus Strix in maniera tale che potevano overcloccarla un po' di più. Ciò non vuol dire, ragazzi, sicuramente è stata sfruttata, ma dopo sette anni, ragazzi, l'ho provata, l'ho stressata l'ho utilizzata per un sacco di ore, eh, in un giorno addirittura anche al posto della mia 380 e non ho avuto problemi, l'ho testata, penso da tre giorni, ci ho testato un sacco di giochi, ci ho passato qualche serata su Warzone, l'ho usata io un giorno anche per editare, devo dire mi ci sono trovato davvero bene, e vi posso dire che sta una favola per averci sette anni. Parliamo un attimo delle sue caratteristiche, questa scheda proviene ovviamente dalla famiglia delle schede Nvidia Maxwell 2.0, su processo produttivo a 28 nanometri dei TSMC ed ha ben 2048Q da core all'interno. La GPU è una GM 204. Per quanto riguarda invece la memoria RAM a bordo è 4 GB GDDR5. La scheda è data per un TDP di 160 W, ci sta anche se poi vedremo in overclock raggiunge anche 200 W. nata ovviamente quella di X11 compatibile con X12, è una scheda appunto vecchiotta, ma che come vedremo poi nei test ancora oggi dice un po' la sua. Il base clock di questa scheda dovrebbe essere a 1216 MHz, per quanto riguarda questa stiamo a 1266 poiché c'è un più 50 dato dal BIOS. E ragazzi devo dire comunque alla fin fine mi ha fatto vedere un sacco di video, io anche come detto, ho detto l'ho testata per parecchi giorni, questa scheda va ancora benone. Vi ho detto sì di cambiare pasta termica e pad appena magari prenderò oggi più usata, questa non l'ho fatto poiché un ragazzo mi ha detto che l'Arctic Freezer l'ha montato di recente e niente quindi non, non ho cambiato pad, non ho cambiato pasta ma tanto lo vedete con le temperature ragazzi va da dio quindi... Niente da dire al riguardo. Quindi, vi abbiamo detto vi ho raccontato che l'ho testata per qualche giorno, diciamo che i racconti sono poco niente, quindi ragazzi, date un attimo uno sguardo ai gameplay che vi lascio e ho testato questa scheda su vari giochi e molto recenti anche, ci ho piazzato anche un bel Cyberpunk, testati in due run, uno stock che poi non è molto stock perché il BIOS già già un overclock a 50 MHz. E un overclock a più di 200 MHz sul core clock e 100 MHz, ma proprio tanto per metterci, sul clock della VRAM. Prestazioni davvero interessanti in overclock, ma poi ci arriviamo. Ovviamente, oltre ai giochi, poi abbiamo fatto anche dei test in 3D Mark, ma ne parliamo sempre dopo. Quindi, intanto vi lascio i gameplay. Parliamo di prestazioni subito dopo i gameplay. Se non vi interessa, ragazzi, ci stanno i capitoli. どうだが。 Prima di passare alle conclusioni, ragazzi, parliamo un attimo di prestazioni, un po' di questi test come sono andati. Per quanto riguarda i benchmark 3D abbiamo fatto un giro sia su Fire Strike sia su Time Spy. Per chi non sapesse la differenza fra i due è che Time Spy gira con DX12 e Fire Strike gira con DX11. Per quanto riguarda in 12 ragazzi, va un pelo meno della 1650 Super. Infatti troviamo uno score GPU, ragazzi, non vi parlo dello score complessivo perché sennò no, sarebbe influenzato dalla GPU. Troviamo uno score della GPU di 4215 punti per quanto riguarda Time Spy e in stock. In overclock, ragazzi, raggiungiamo i 4700. Overclock è abbastanza leggero, di gradi non ne sente più tanto, fa 2-3 gradi in più, quindi per averla liquidata e poi aver utilizzato un Arctic Freezer, questa scheda va ben buona in overclock perché se no avrebbe fatto... Queste modifiche, questi score quindi 4002 e 4007, li possiamo confrontare direttamente con la 1650 Super. Una 1650 Super liscia fa all'incirca 5000 punti di GPU score. Confrontato invece con la RX 580, avete probabilmente gli score quasi identici, visto che la RX 580 fa 4500 di media su solo sullo score della GPU. Per quanto riguarda invece Fire Strike liscia, quindi non overclockata, facciamo i 13.517 punti per la GPU. Sono oltretutto gli stessi punti di quanto fa una 1650 Super Stock. Se la overclocchiamo, ragazzi, arriviamo a toccare oltre i 15.000 punti di GPU Score, quindi va all'incirca come una 1660. Questo test è molto importante perché ci dice praticamente che questa scheda va molto, molto meglio in DX11 invece che DX12. Ma ovviamente è del 2014 e abbastanza. Prevedibile come cosa. Overcloccandola, ragazzi, questa scheda va davvero da dio su Teddy Mark. Infatti, abbiamo detto che aggiunge 4700 punti su Time Spy, ne aggiunge 15.000 e passa sul test Fire Strike, che è quella di X11. Cioè fa praticamente gli stessi score che fa una RX 580 in Fire Strike che sappiamo a me di andare molto forte per quanto riguarda le DX11, un po' meno per le DX12. Per quanto riguarda i giochi, ragazzi, avete visto i gameplay? Piccolo riassuntino, non sto qui a parlarci delle ore. Un paio di giochi non abbiamo testati in overclock, che sono League of Legends e CSGO che comunque fanno più di 200 fps nel momento in cui tu li metti senza overclock. Che ci volete fare? Volete overclockare e giocare a quelli? No. Abbiamo fatto invece test per esempio a Warzone che passa da una VG di 60 fps senza overclock ha una settantina di AVG, quindi l'overclock dà un bel boost in Black Ops, stessi FPS di Warzone, qualcosina in più. Per quanto bisogna dire che su Call of Duty sia Warzone e Black Ops bisogna mettere la RAM veramente intasata. Iva a 4 giri e mezzo le impostazioni, ma. Lei ne ha solo 4, è un po' un limite quello, ma di per sé la scheda va comunque bene, anche se va veramente a saturare i 4 gb Altri giochi poi abbiamo testato: GTA 5 130 fps di media, che... Shadow, Shadow of the Tomb Rider che fa... passa da 65 ad alto. Senza overclock passa a farne 75 quindi anche qui all'incirca un 10% in più. E poi, ovviamente, abbiamo testato anche Assassin's Creed Valhalla che a medio riesce a fare all'incirca una cinquantina di fps in stock e una sessantina in overclock. E poi Fortnite che all'incirca fa una novantina di fps in stock e 100 passa per quanto riguarda l'overclock. Quindi, comunque, oggi in full HD questa scheda ovviamente ci permette di ancora giocare in buone condizioni. Settaggi medio-alti e per alcuni medi, per alcuni molto alti, alti, ma magari per i giochi più leggeri, però di per sé ci permette di fare ancora grandi cose. Ragazzi, ovviamente una GPU usata ad oggi come una 970, una 1060, questa 980. Sono schede che vi consiglio se giocate in Full HD. Ovviamente, se giocate in 2K, ragazzi, dovete arrangiarvi e giocare in Full HD se prendete una GPU usata. Vi ho fatto già un video sulle schede usate, ragazzi, andatelo a vedere, e lì consiglio anche un paio di schede per il 2K non maxato e giocarlo all'incirca circa 60-70 fps. Ma trova un po' il tempo che trova, visto che vi consiglio lì in quel video una 980 Ti e una 1070 che onestamente costano troppo ad oggi. Dal mio punto di vista conviene comprare i GPU usate, massimo 200 euro per tirare avanti questo periodo magari fra un anno acquistare una RTX 3000-3050 magari se ci fanno la benedizione e ce la danno. Che dirvi ragazzi, conclusioni, conviene comprare questa GPU usata, questa nel senso GPU usate? Sì ragazzi, ha davvero senso in questo periodo, già ve l'ho risposto più volte durante il video dal mio punto di vista, ma... Magari C'è qualcuno che dirà: Eh no, ma le GPU usate sono un rischio. Sono d'accordo con loro, ma almeno sono disponibili. In questo periodo le GPU nuove non sono disponibili. Onestamente, dai a un venditore 500€, euro per una 1660 super. Me li tengo in tasca quei 300€, ne spendo 200 per questa. E tiro avanti. Questa GTX 980, presa da eBay. Anzi, vi consiglio di prenderle su eBay nel caso in cui dovete comprare una GPU usata in maniera tale o Paypal beni e servizi, non Paypal amici e parenti in maniera tale che se succede qualcosa vi truffano, vi prendono una scheda rotta, si rovina durante il trasporto insomma, qualsiasi cosa siete tutelati per 200€ una GTX 980 se la trovate sotto i 250, ragazzi è un buon acquisto anche se di per sé stiamo sempre parlando di una 1650 super tra virgolette e in alcuni casi va anche meno che dirvi ragazzi spero che questo video vi sia stato utile è un po' di giorni settimane forse un mese che volevo portarvelo finalmente ci sono riuscito e niente ragazzi vedete poi questa scheda video all'interno di una build che andremo a fare in un prossimo video e che arriverà credo fra una settimana boh vediamo un po' quando lo pubblichiamo insieme all'11.400f che sta lì e che appunto farà parte di questa build ovviamente ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate dicendo magari cosa ne pensate delle GPU usate o di questa GTX 980 sicuramente me avranno insulti perché magari non tutti sono d'accordo con le GPU usate io personalmente sono pro se no nemmeno stavo qui a farvi un video e provarla è una delle soluzioni in questo periodo ragazzi o puntate una GPU usata o fate un PC con una GPU integrata o vi arrangiate e vi prendete un preassemblato queste sono le tre soluzioni perché comprare una GPU solamente la GPU non ha senso in questo periodo non ci sono e le strapagate e niente ragazzi vi saluti vi mi raccomando iscrivetevi al canale nel caso ancora non siete iscritti mettete un like, già ve l'ho detto mettete un commento, già ve l'ho detto e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video quindi un saluto da Davide dal piccolo baby yodo che ha la testa fluttuante e ci vediamo al prossimo video ciao